Vai. Presidente, un'opera importante per Penna Sant'Andrea per quanto riguarda il rischio idrogeologico, anche in vista di quanto sta accadendo in generale in Italia, visto il maltempo. Proprio in una giornata di pioggia, insomma, viene proprio come il cacio sui maccheroni, come si suol dire. È un'opera importante, si attendeva da anni e abbiamo ottenuto questo finanziamento per la regione distribuito ai comuni colpiti dagli eventi del 2017, quindi adesso siamo all'apertura dei cantieri, è segno insomma di una continuità nell'azione amministrativa che sta risolvendo uno alla volta tanti piccoli problemi di questi nostri comuni. Il dissesto è un dramma però per tutto l'Abruzzo, continua a esserlo. Sì, purtroppo l'Abruzzo è particolarmente segnato, una zona, è un territorio molto fragile, anche l'andamento orografico favorisce questa tipologia di problematiche, quindi abbiamo investito molto su questo versante, somme importanti, abbiamo attinto anche a fondi europei per cercare di colmare in qualche maniera il vuoto tra l'esigenza che si è accumulata negli anni e quello che si può poi concretamente spendere. Naturalmente andiamo avanti puntando sulle priorità, sui luoghi dove la situazione di pericolo è maggiore, come in questo caso. Però certo è vero che servirebbero ulteriori fondi e noi siamo sempre alla ricerca sia attraverso lo Stato che attraverso l'Europa di fondi necessari per mettere in sicurezza il territorio. I comuni hanno la responsabilità però di depositare progetti alla regione. Sì, devono alimentare una piattaforma telematica, informatica, dove questi progetti vengono. Noi infatti sollecitiamo sempre le amministrazioni comunali ad aggiornare questa piattaforma, a fare in modo che ci siano i progetti aggiornati in piattaforma, perché a volte appunto arrivano i fondi e poi le opportunità vengono colte da quei comuni che sono dal punto di vista amministrativo meglio organizzati. Noi per aiutare i piccoli comuni che hanno spesso problemi di capacità amministrativa abbiamo in questi anni anche modificato e rafforzato le nostre aziende come Abruzzo Progetti, l'ex Abruzzo Engineering e oggi una centrale di progettazione che è a disposizione delle amministrazioni comunali anche per colmare a volte la scarsa capacità progettuale che i piccoli comuni purtroppo sono. Questo è il tratto dove abbiamo fatto il lavoro, questa è la balaustra di cui vi parlavo prima, qui sotto c'è il muro a gravità che è stato rivestito con mattoni a faccia vista, le paratie sono state disposte proprio in questo lato qui e attraversano tutta la strada da sopra a sotto, questa è la paratia sul bordo strada e diciamo a valle dove vedete quel muretto di contenimento c'è l'altra paratia tirantata composta da 92 pali e 47 tiranti, qua ci sono invece 79 pali e 17 tiranti. Chiaramente qui sotto ci sono, il lavoro è bello sopra, senz'altro da vedersi, ma l'opera importante sta sotto perché l'opera di contenimento è quella importante, insomma, che ci aiuterà a salvaguardare questo pezzo di centro storico. È caso di dirlo, il centro di Penna Sant'Andrea che riparte dopo appunto l'evento infasto del 2017, l'arteria principale via Cona che torna a vivere. Beh sì, questa è una delle vie più importanti del centro storico del nostro paese e riaprirla oggi è senz'altro una grossa soddisfazione. Purtroppo dopo l'evento nevoso, come ha detto bene lei, del 2017 si è riacutizzata una frana e siamo stati costretti a chiedere aiuto in regione per avere un finanziamento di oltre 1 milione di euro ci è stato concesso, con il quale siamo riusciti a costruire due paratie, uno sul bordo strada con 79 pali e 14 tiranti, uno sul ciglio della scarpata con 92 pali e 47 tiranti. L'opera della paratia sul bordo strada è stata particolarmente invasiva e a quel punto abbiamo dovuto rifare tutta la pavimentazione, ma soprattutto abbiamo approfittato per rifare i sottoservizi. La 2I Rete Gas ha rifatto tutta la linea per quanto riguarda il gas, la Ruzzo Reti ha rifatto tutta l'adduzione per quanto riguarda l'acqua potabile. Poi è stata rifatta la fognatura separando le acque bianche dalle acque nere, la pubblica illuminazione con 13 pali con lampade LED, la balaustra che è stata sistemata sopra il muro a gravità che è stato rivestita con mattoni a faccia vista.
Al Presidente Marsilio ho voluto dire grazie per il doppio passaggio parlamentare che ha concesso di dare una risposta importante per la ricostruzione. Beh sì, il Presidente Marsilio, che era stato in visita appena a Sant'Andrea l'anno scorso, abbiamo chiesto di cercare di risolvere questo problema, un problema che purtroppo impediva la partenza della ricostruzione in determinate case dove c'erano delle lievi difformità edilizie. Nell'interno del cratere era possibile sanarlo, invece fuori cratere non era possibile. Abbiamo chiesto aiuto al Presidente, che si è preso in carica il problema, ha avuto varie interlocuzioni a Roma e dopo un iter parlamentare, ci sono voluti due passaggi parlamentari, qualche mese fa il Presidente mi ha chiamato e mi ha detto: anzi, Sindaco, chiamo prima te, poi divulgo la notizia alla stampa, il problema è stato risolto, i paesi al di fuori del cratere sono equiparati a quelli dell'interno per quanto riguarda le sanatorie per le lievi difformità edilizie.